Buonasera e benvenuti a uno dei film italiani fuori concorso, in festa mobile, magari. Magari, che immagino un'esclamazione, magari. Che è la storia, un pezzettino di storia di una famiglia negli anni, nei tempi, queste famiglie sono state definite famiglia disfunzionale, la famiglia allargata, una famiglia come ormai sono oggi anche nel passato quasi tutte le famiglie, una famiglia che ha avuto dei problemi, continua ad avere dei problemi, e però nonostante tutto è un film che ha uno sguardo felice su questa famiglia. Ed è felice probabilmente perché è lo sguardo di una ragazzina, la vera protagonista è una ragazzina che si chiama Alma, che osserva, lei e i suoi due fratelli, che osserva questi, osserva anche se stessa, ma anche tutti gli altri componenti della famiglia durante un Natale che per loro è molto anomalo, perché invece di essere in montagna tra la neve è in riva al mare in un clima moderatamente temperato, e succedono evidentemente delle cose, delle interazioni tra i vari componenti, e anche delle Alma cresce durante questo periodo natalizio sotto vari punti di vista, e continua anche a sognare, magari probabilmente si riferisce anche a quello, continua anche a sognare, non vi dico cosa, lo vedrete che cosa, le sue, quali sono le sue visioni. Ed è un film molto, molto delicato, molto semplice in realtà, è molto, appunto, molto felice, molto, che riguarda un po' tutti noi, cioè tutti quanti ci possiamo identificare in questa famiglia, nei vari personaggi di questa famiglia. Allora, magari annuncio subito che uscirà a marzo nel 2020. Vi presento l'autrice, opera prima di Ginevra El Khan. E insieme a Ginevra vi presento la sceneggiatrice Chiara Barzini. E comunque ringraziamo e salutiamo anche presenti in sala Lorenzo Mieli, produttore per Wild Side, Paolo Del Brocco per Rai Cinema e Antonio Medici di BIM, che è appunto il distributore del film. Ginevra, passare da produzione e distribuzione a regia. Intanto volevo ringraziare tantissimo il Torino Film Festival di aver selezionato Magari e di averci portato qui stasera. È una grandissima emozione poter far vedere questo film qui a Torino e dalla produzione alla regia è stato molto bello, erano tanti anni che sognavo di fare la regia, la regista, e ho studiato per fare la regista e ho aspettato tantissimi anni e sono contenta di aver aspettato, perché mi sono poi ritrovata grazie a Lorenzo Mieli e grazie a Chiara Barzini, con cui abbiamo scritto il film, e a tutti i collaboratori, in una situazione di grazia. È stato quindi molto bello e magico fare questo film. Bene, adesso dopo il film ci sarà il Q&A, per cui anche Chiara e Ginevra le lasciamo poi
dopo, al Q&A, non credo che nessuno voglia dire delle cose del film prima, e perciò grazie e buon divertimento a tutti.